Buongiorno a tutti, oggi è una giornata che è partita di merda e quindi penso che sarà di merda tutto il giorno perché ogni volta che faccio un passo avanti mi sembra di farne, che so, tre indietro perché non capisco niente quando mi parlano, vado in crisi, non riesco a capire e mi sento stupidissima. E quindi niente, sono queste le giornate in cui vorrei tornare a casa, sinceramente, perché non mi sembra completamente inutile quello che sto facendo. Tutto qua. E oggi dovrei andare a scuola, ma non ne ho voglia per niente, perché dopo la figura di merda di stamattina, sinceramente, non c'ho voglia di parlare ancora con nessuno, di parlare con nessuno in generale, soprattutto in inglese. Quindi andare in un posto dove non capirò le cose, sicuramente. È brutto perché io mi impegno tutti i giorni per riuscirci e non ottengo mai niente, nessun miglioramento. Non so come. Non so se rendo la cosa. Tanto per parlare di gioie mi si è spenta l'altra telecamera, quindi devo finire di fare il video così. Vabbè, stavo dicendo che ogni giorno io mi impegno per riuscire a fare qualcosa di più e tutte le volte non ce la faccio, continuo a fallire e questa cosa non motiva per niente, perché sono qui da 50 giorni e mi sembra di essere come all'inizio, sinceramente. Non è bello, non è bello per niente, soprattutto a livello di autostima, perché è come se tutti i miei sforzi fossero buttati nel cestino subito. E quindi non è bello perché mi viene da pensare che non imparerò l'inglese, che avrò solamente perso 4 mesi della mia vita e basta. Penso che questo sarà più o meno il riassunto della giornata. Hashtag mai una gioia. Adesso vedrò cosa fare. Non so se ci vado a lezione perché non ne ho voglia. Boh. In questi momenti vorrei solo qualcuno che mi abbracciasse, no? Qualcuno che mi abbracciasse perché ho bisogno. Sento un fallimento. Scusate questa botta di negatività che porto adesso, oggi, ma non. Se devo essere trasparente e realistica, sarò trasparente e realistica. Niente, basta, non c'è niente da dire perché questo è quanto. Vedo di farmela passare in qualche modo perché sennò oggi marcia male. Marca male. Oggi è una giornata di infinite crisi e ora mi sento un pochino meglio, ma c'è sempre una vaga tristezza che mi pervade. Ho avuto una crisi anche a scuola e dopo scuola l'insegnante mi ha chiesto di fermarmi perché ha visto che non stavo bene. E alla domanda c'è qualcosa che non va, io gli sono proprio scoppiata a piangere davanti. È stata molto gentile in realtà con me, mi ha abbracciato, che era l'unica cosa di cui avevo bisogno, quindi la ringrazio e niente, mi ha consolato sul fatto della lingua, che non sono stupida e tutto un po', e mi ha assicurato, mi ha promesso che mi darà una mano, mi aiuterà di più a imparare la grammatica e le cose che sono un po' il mio cruccio al momento, quindi ha detto che cercherà qualcosa da farmi fare, esercizi, non lo so. Mi è venuta molto incontro e sono stata molto contenta. Quindi adesso va un po' meglio e spero che a fine giornata passi tutto. Tanto per parlare di gente lunatica e tutto un po', alla fine poi, dopo le belle parole della mia insegnante, mi è passato tutto.
Ho richiamato la mamma e la zia, mi hanno fatto un po' ridere, ci abbiamo riso su e buona. Poi mi è passato tutto, prima ero di sotto con la Shivani che parlavo, ridevamo, facevamo le sceme. Basta, è stato, diciamo, un momento di sconforto. Quindi alla fine vi porto della negatività, ma vi riporto della positività sul finale, perché ora sto bene. E dopo tanto tempo sto finalmente facendo... Sto mettendo le gambe alte verso il muro. Così mi sento che è la cosa giusta da fare. E adesso vi saluto, ma prima volevo sapere se qualcuno sa come risolvere una contrattura perché mi si è contratto il bicipite e mi fa malissimo. Ho provato a fare la pallina da tennis, tipo foam roller, però con la pallina da tennis mi fa malissimo, ma non so se è una cosa corretta da fare. Quindi se qualcuno sa, per favore me lo dica. Grazie in anticipo. Un bacio e ci vediamo. Ci vediamo. Ciao belli!